Vivevo ormai lontano dal foro cittadino, misantropo e sereno, poeta e contadino. Il prezzo della gloria mai volli pagar, contento di quel po' che seppi guadagnar. Gente di buon consiglio mi fece capire. Per convincere Dora a sposarmi e non Marston. Io l'amo e non voglio che faccia la stessa fine di mia madre. Parola mia, signor Copperfield, questo vi fa molto onore. Scappata con Steerforth. Ma com'è possibile? È entrato nella nostra casa con l'inganno per portarcela via. La mia bambina non conosce il mondo. Lei e Anne stavano per sposarsi. Non avete idea di dove possono essere andati? Non ha lasciato un messaggio? Qualcosa? Scomparsa all'improvviso, assieme al vostro amico, signor Copperfield. Non so neanche chi sia questa Emily, ma sicuramente avrà messo gli occhi sul mio James e avrà fatto di tutto per sedurlo. Invece io la conosco da quando era bambina e sono sicuro che sia stato James a volerla sedurre, a riempirla di promesse. David, ti prego, quale interesse potrebbe avere mio figlio a sedurre la figlia di un pescatore? Emily non è mia figlia, signora. Ma se fosse 100 volte figlia mia, non potrei amarla di più. Siete una madre, aiutateci a ritrovarla. Anche se James l'amasse davvero, cosa che reputo improbabile, le vostre umili condizioni renderebbero impossibile il matrimonio. Per il bene di Emily io posso farmi da parte. Ci penserete voi a educarla, a renderla degna di questa casa. A me basterà saperla felice anche se non potrò mai più vederla. Quella donna in casa mia. Dovreste vergognarvi solo a pensare una cosa simile. Questo no. Io non mi vergogno della mia Emily. Né ora né mai. Voi potete dire lo stesso per vostro figlio? Basta così. Quanto volete per il vostro disturbo? Come vi permettete? Io... Fermo. Il professore Smeraglia. Vicequestore Cafas. Bravo, ci ha bluffato. Questa non è certo la mano di Luca Giordano. E adesso di che cosa parliamo, professore? Di che cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo continuare la ricerca, spargere ancora la voce, indagare. No, io mi riferivo a lei. Che cosa ci faceva con Braucci? Braucci è uno dei più intelligenti recitatori di Napoli. Gli ho offerto mucchi di soldi perché mi trovassi il Giordano. Però a noi lei non ci ha avvertito. Lo credo bene. È illegale. Allora lo sa. Ma si rende conto di quello che ha fatto, sì? Cosa dovevo fare? Io una strada l'ho tentata. Voi che cosa avete fatto? Il sovrintendente Schack stava addosso a Braucci e lei ha bruciato il contatto. Che contatto? Braucci il Giordano non ce l'aveva. Però poteva procurarselo. Crede che adesso qualcuno gli andrà a raccontare qualcosa che gli porterà il quadro? E voi così speravate di ritrovarlo? Aspettando che qualcuno gli facesse una telefonata. Professore, lei ha fatto una mossa azzardata. Non mi costringa a incriminarla. Niente più iniziative personali, sono state chiaro? L'arte per quelli che si ribellano. Ci vuole estro. Sì. Avevamo da tempo superato il terribile stretto di Lemaire. Enormi ghiacci avanti a noi, un vento di gelo nell'orizzonte infinito. In breve, si sarebbe detto impossibile che una sola creatura vivente potesse sopravvivere in un clima così rigido. E in vero, noi tutti osservammo che non avevamo visto neppure un uccello marino, fuorché uno sconsolato nero albatro che ci accompagnò per vari giorni volteggiando su di noi come se si fosse perduto. L'amore è tutto, Pilu? L'amore è tutto. Pilu, questa volta ho bisogno di te. Sì? Al lavoro. Sì, al lavoro. C'est pas vrai! Toi, Karak! Il y aura un faire avec moi, hein! Attention, Karak! Mmh.
questo accolà! Ma chi sarà? Pochi! Qu'est-ce que c'est? Je cherche du travail. C'est monsieur Fons qui m'a dit que... Ah oui, Fons. T'as déjà vu, toi? T'as pas déjà travaillé aux rigières? Non, monsieur, jamais. Passé? Non, monsieur, je suis... Mais dis surtout pas que t'es portugais. Le portugais, terminé. Jamais plus. Les âmes merdes, ils les attirent. Et par-dessus le marché, fainéants comme des poux. Je viens d'Espagne. Tu viens d'Espagne? Voyez-moi ça. Et tu parles le français mieux que moi. Noi siamo dei lavoratori. Elle était déjà morte, je ne pouvais pas l'aider. La peau était toute blanche, pâle comme la neige, les lèvres bleues. J'étais mort de trouille. Je me suis pissé dessus. Mon général, on m'a dit que vous étiez sorti. Vous n'êtes donc plus souffrant. Vos troupes ont maintenant repris la mer. Pardonnez-moi, je ne pensais pas rencontrer tant de dévotion chez un militaire français. La musique, monsieur. La musique, la religion, l'amour, ne sont-ils pas expression de même fait? Le besoin d'expansion qui travaille toute âme noble. Venez déjeuner chez moi. Je crains de ne pas être un convive très amusant. J'ai invité les confesseurs de nos carmélites. Je m'appelle Dario. Dario Dalmasso. Je suis né de l'autre côté de ces montagnes. Dans le Piémont. Quand je suis parti, j'ai tourné en rond pendant des jours et des jours. Je me souviens avoir eu tellement faim que j'ai mangé de l'herbe. Oui, de l'herbe comme les vaches. Je m'étais juré de jamais plus y retourner. Et pourtant, je rentre à la maison pour manger encore de l'herbe. Par la racine cette fois. Per la prima volta ci sarà l'altalena volante. Non mancate, questa sera in piazza Civitelli. Oh Carlo, visto che me lo chiedi ogni volta, ma quest'anno te lo dico io per prima, sono arrivate le giostre nuove. Grazie. Sono arrivate le giostre. Vuoi aggiustarlo?
Torna tra un paio d'ore. Ciao. Ecco il gancio. Quant'è? Non ti preoccupare per i soldi. Oh, ma io ce l'ho i soldi. Consideralo un favore. Vedi un po'. Ce l'hai un nome? Mi chiamo Manolo Spinelli. Ma tutti mi chiamano Gatto. Spinelli. A gialla c'ho ganci. So, tu già sei romanese? Oh sì, caiomele. Tirarco pagnalipè. Ah, bagnante la pagnalipè. Oh, allora, che fa? E io, Tanakaji Om, che Jugoslavia. Ah, sì, ne riperce, taro marribe però. Penso giù botto, tu va? La guerra mondiale. Guardis, mi tenta partendo. Acidi, i bacmiri, catilenz, ambarignomo o mestiere miro. Da di qua diversa, bien di lo, mi givi bene voi.